Prima o poi torneranno le pagelle lunghe dove ci saranno tante cose da dire sulla partita della Juve, tante cose positive da prendere in esame, ma non è questo il giorno. Non è ancora questo il giorno. Ragazzi, fatemi sapere un po' il vostro mood, come state affrontando questa domenica, dove dovremo anche un po' gufare quelle che ci stanno dietro. Guardate un po' che finale di stagione è saltato fuori. Io, come ben sapete, considero questo Juventus-Milan semplicemente un meno uno sulle giornate che mancano alla fine di questa stagione. Quattro partite di Serie A, una finale di Coppa Italia. Almeno ho visto un po' di impegno. È ovvio che quando devi fare un confronto con degli standard di rendimento veramente molto bassi, anche la prestazione della Juventus-Juventus-Milan diventa una prestazione che fa parlare di sé. Poi per me rimane una partita che la Juventus doveva vincere e che poteva vincere, soprattutto. È stato fatto tutto quello che si poteva fare al 100%? Ovviamente no, si può sempre migliorare e bisogna sempre migliorare senza nasconderci sempre dietro al livello tecnico dei giocatori. Quindi vi invito anche ad andare a vedere il video che ho pubblicato di notte e qualcuno mi ha detto: ti sei sbagliato con la programmazione? No, il video doveva uscire alle 7, come tutti i video post partita del giorno dopo. Però c'è un però, Di Marzio poi si è sbilanciato, è andato a parlare di zero possibilità secondo lui di Allegri in panchina ancora alla Juventus e quindi ho pubblicato a mezzanotte e mezza. Fate un salto qui sopra nelle schede se ancora non avete visto il video in questione. E dato che sulle pagelle corte, io vi dico che Allegri secondo me si merita 6 in pagella. È un po' il ragionamento che vi facevo ieri sera, no? Che colpa ha Allegri se la Juventus non trova il vantaggio in quelle due o tre occasioni grosse che ha avuto? Ci sono state tre, secondo me, macro occasioni per la Juve. Il colpo di testa di Milik su calcio d'angolo, l'occasione dove poi Ciao tira fuori quella palla là e Danilo, che dopo il tiro di Kostic da lontanissimo, non riesce a ribadire in rete perché c'è il miracolo di Sportiello. Poi la Juventus ha fatto la partita perfetta, meravigliosa, insuperabile. No, infatti il voto ad Allegri è un 6, però mi è piaciuto il raddoppio, quella gabbia che si è creata intorno a Leao, con Cambiaso e Weah che andavano a marcare proprio da quel lato lì. E mi sono piaciuti anche i cambi, il fatto che comunque non sia andato a togliere Yıldız per inserire Chiesa è stato qualcosa, secondo me, di positivo. Non siamo ancora arrivati al tridente vero e proprio, perché non abbiamo ancora schierato un 4-3-3 con Chiesa, Yıldız e Vlahovic, loro tre davanti, un centrocampo a tre. Allegri continua a fare questa sorta di 4-4-2, 4-4-1-1, chiamatelo come volete. Secondo me, una partita in cui Allegri si merita il 6. Il problema non è tanto Juventus-Milan 0-0, quanto più tutto il resto che abbiamo fatto nelle partite precedenti, da Juventus-Empoli in poi, fino ad arrivare a Juve-Milan 0-0. Allegri però parla come un uomo che sa che il suo destino ormai è segnato, ma che non vuole arrendersi all'idea che il suo destino sia effettivamente segnato. Questa è un po' l'impressione che mi sta dando in questo momento Max Allegri. Senza voto a Szczęsny. Io non mi ricordavo della presenza di Szczęsny, devo dire la verità, me ne sono ricordato soltanto quando mi è arrivato il video di Colpo Gobbo, dove c'è Szczęsny che parla con lui e mi dà dell'intervista. Non so se l'avete visto, l'ho pubblicato un po' su tutti i social e addirittura su Instagram Szczęsny ha risposto in un commento al post dicendo che non devo più andare a vederli perché porto sfiga. Quando la realtà supera la fantasia. Per tornare alla partita, un senza voto, perché Szczęsny non è mai stato chiamato in causa dal Milan. Quindi Tech, mi hai profondamente deluso, mi hai rotto il cuore, veramente sono tristissimo e come ho detto su Instagram, se mi cercate sono in un angolino a piangere dopo questa risposta di Szczęsny. Voto 6 e mezzo a Gatti perché credo che la Juventus abbia vinto, anzi vinto, non, abbia vinto il duello con Leao, ok? O comunque abbia battuto il Milan dal punto di vista tattico, perlomeno annullato il Milan, ok? Questo pareggio, questa partita in cui la Juventus è sembrata, almeno per quanto mi riguarda, la squadra più concreta, nasce tutto da destra, perché la Juventus con Gatti, con Weah e con Cambiaso è andato veramente ad arginare le discese di Leao. Perché dico questo? Perché il Milan è una squadra che una volta che gli togli Leao, una volta che glielo spegni, che non gli dai la possibilità di fare il fenomeno,
diventa molto prevedibile. È una squadra che difficilmente ha il cambio ritmo. Se aggiungiamo poi che il Milan ieri era in assoluta emergenza, secondo me andiamo a completare il cerchio. E Gatti credo che abbia fatto una buona partita. Da quel lato lì il 6 e mezzo se lo porta a casa. Così come ha fatto una buona partita Bremer in marcatura uomo su Giroud. Giroud saluta così l'Allianz Stadium Torino, quasi la Serie A, perché è destinato a un futuro in MLS, però Bremer ha fatto la sua buona partita in marcatura uomo sul numero 9 del Milan. Danilo, voto 6, mi è piaciuto un po' di meno e lui ce lo ricordiamo principalmente per il tapin errato mancato proprio nei confronti di Sportiello dopo il tiro di Kostic. Per il resto, sì, su Pulisic una partita ordinata. Ecco, io sono dell'idea che se Pioli e il Milan avessero deciso di attaccare molto di più utilizzando il lato destro del campo, quindi il lato difensivo sinistro della Juventus, avrebbero potuto fare davvero male tra Danilo e Kostic che andavano a raddoppiare su Pulisic. Per fortuna è andata così e quindi ci teniamo stretto il fatto che Szczęsny si becca quel senza voto lì. Voto 5 a Kostic perché è vero che fa quel tiro da cui nasce l'opportunità di Danilo di ribadire in rete, però tantissimi cross imprecisi da parte di Kostic, è una partita dove non mi ha convinto fino in fondo l'ennesima, tant'è che viene sostituito e la Juventus inizia ad alzare i giri del motore. Voto 5 e mezza Rabiot. Io ragazzi speravo che con la partita con la Lazio potesse essersi sbloccato qualcosina in questo finale di stagione, ma ci sono stati anche diversi contrasti che Rabiot è andato a perdere di fisico, a uno anche contro Leao dove poi però ci mette la pezza per fortuna da ultimo uomo. Rabiot non ci mette tutto se stesso in queste partite, non ci mette anima e corpo. Non è uno di quelli che va in campo e dice in questi 90 minuti sono la Juventus. No, Rabiot ha già staccato la spina da un po'. Spero che la possa riattaccare almeno per la finale di Coppa Italia perché abbiamo assoluto bisogno di lui. Voto 5 a Locatelli, solita partita un po' così frufru da parte di Locatelli, tantissima abnegazione, tantissimo sacrificio, tantissima voglia, tantissima difesa per quando abbiamo il pallone e ieri sera l'abbiamo avuto anche abbastanza spesso rispetto allo standard, non abbiamo idea di che cosa fare e utilizziamo il solito compitino. Altra prestazione secondo me da 5, dopo il gol vittoria invece dell'andata a San Siro contro la sua ex squadra. Voto 6 e mezzo Cambiaso che per me è stato il migliore in assoluto della Juventus e del centrocampo perché Cambiaso è stato quello che è riuscito a dare maggiore sviluppo di azione, maggiore velocità al pallone. Era quello che giocava di prima, era quello che cercava di cambiare gioco, era quello che cercava di dare la palla imbucata. Ecco, mi è venuto in mente che Gatti ha fatto un paio di chiusure veramente belle su Leao, su un pallone di Bennacer che era praticamente lo stesso. Un'altra cosa che avevamo evidenziato sulla pagina di Gatti. E Cambiaso è un po' il motore della Juventus, è un po' anche il cervello della Juventus. Bravo quando deve impostare, bravo quando deve difendere, quindi è stata una buona prestazione secondo me di Cambiaso che si becca 6 e mezzo, ma in generale in tutta la Juve secondo me è il giocatore migliore. Però una nota d'onore va fatta anche per Weah, però non è allo stesso livello di Cambiaso per un motivo. Anche dal punto di vista della spinta lui c'è sempre stato, si è messo a disposizione quello che volete, però il plauso principale di Weah va fatto alla fase difensiva, perché è vero che Cambiaso è stato più appariscente quando avevamo il pallone noi, però Weah grazie anche ai raddoppi di marcatura appunto di Cambiaso, ma Weah ha due o tre chiusure veramente fatte bene su Leao, le ha fatte e quindi per me è stato molto più importante, determinante, impattante Weah in questa partita su Leao piuttosto che con l'assist con la Lazio, anche se poi ovviamente per forza di cose quell'assist è talmente più pesante che ti permette di arrivare in finale e invece oggi si è andato solamente a limitare i danni all'interno di un Juventus-Milan che è destinato a non passare alla storia come quello più entusiasmante di tutti i tempi e nemmeno uno di quelli che si avvicina di più per quanto mi riguarda. Però Weah in fase difensiva mi ha dato delle vibes positive, devo dirvi la verità, anche in maniera molto inaspettata. Ildiz 5,5, un paio di sgasate per vie centrali, una molto bella anche nel primo tempo, una bella progressione palla al piede e poi poco più. Quindi è tornato titolare, è ovvio che non possiamo pretendere che questo dal nulla ritorni titolare e risolva un Juventus-Milan, però Yildiz non credo che abbia fatto una buona partita, si merita 5,5 e secondo me avremo l'opportunità di rivederlo comunque dal primo minuto in questo finale di stagione perché la Juventus ha dei big match.
ha delle partite complicate e se dovessimo mai così per sbaglio arrivare alla conclusione che effettivamente quando abbiamo messo un giocatore offensivo in più e rimesso Chiesa al suo posto siamo andati meglio, chissà che non possa esserci la possibilità di farli partire dall'inizio tutti insieme. Vlahovic foto 5, una brutta partita, se andiamo a cercare nelle tasche di Malik Chao è ancora lì, perché veramente se l'è messo in tasca. Arrabbiato durante la sostituzione, lo posso capire, non tanto per la partita, perché nella partita, secondo me, Vlahovic ha giocato male, ha fatto una brutta prestazione. Però per il momento della Juve, dove lui è uno dei trascinatori, capisco che fino a quel momento abbia giocato male, però magari pensava di avere anche un po' più di credito, dato che è stato uno di quelli che ha risolto più spesso le partite alla Juve. Ultimo non ultimo, anche a Cagliari con quella punizione. Ha avuto una punizione anche nel primo tempo. Sportiello è stato bravo ad andare dalla parte giusta questa volta. E poi ha avuto un'altra possibilità, un tiro però molto centrale. Vlahovic è uno che tira tanto. Ieri sera non è stato efficace. Chiesa voto 6,5. È stato un buonissimo ingresso quello di Federico Chiesa. E finalmente l'abbiamo visto puntare, prendere palle e puntare proprio come se facesse l'esterno. E sapete perché? Perché faceva l'esterno. Non è che partiva centrale e poi si allargava, no, no, stava largo, cioè quello doveva fare, prendere palla, ricevere palla, fare in modo di fare il movimento senza palla per riceverlo sulla corsa, poi puntare, andare al cross, andare al tiro. Federico Chiesa, un esterno, un giocatore che deve giocare in quella posizione lì, è ritornato nella sua casellina ed è diventato un giocatore che creava occasioni da gol per la Juventus. Clamoroso, eh? Pazzesca questa cosa qui, eppure basterebbe anche poco. Milik voto 6,5, un paio di conclusioni aeree, quella di cui parlavamo prima, il calcio d'angolo, più un'altra, mi pare su un cross di Chiesa, dove non becca la porta, però un paio di opportunità, secondo me ha fatto meglio di Vlahovic Milik in questo ritaglio di partita, e il 6,5 se lo porta a casa, soprattutto appunto per delle occasioni da gioco aereo. McKennie voto 6, è entrato, non è che abbiamo avuto la possibilità di ammirare chissà quale partita di McKennie, pochi minuti giocati, mi pare che sia entrato intorno al 72esimo minuto di gioco o qualcosa di simile, e poi abbiamo Miretti, riesumato per l'occasione perché non lo vedevamo veramente da tantissimo tempo. Miretti è stato buttato lì nella mischia al posto di Yildiz nei minuti finali, ecco lì mi sono domandato ma perché non Alcaraz? Però è stato preferito Miretti, quindi va bene così, c'era veramente troppo poco tempo. Oppure perché non lasciare Yildiz, dato che comunque sarebbe interessante cercare a sbloccare la partita. Poi va bene, Yildiz ha fatto una brutta partita, quindi ci sta a cambiarlo. Però ripeto, mi sembrava più una scelta intelligente Alcaraz, ma è stato scelto Miretti, giocato troppo poco, difficile valutarlo. E questo, io, ragazzi, era l'analisi, anche le pagelle terminate di Juventus-Milan 0-0, una partita non spettacolare, quello che avevamo da dire l'abbiamo detto, e ora vediamo un attimino quelle altre cosa fanno, perché dietro di noi si sta creando una bagarre molto molto interessante. Ciao a tutti ragazzi, forza Juventus e buona domenica, approfittatene anche per riposarvi un po' e staccare la spina. Ciao a tutti.